dice Silvia. Scusate, prego. Sulla danza Kuduro. Vabbè, non facciamo fraintendimenti di facile sui costumi. Sì, voi dovete venire sul palco e poi vabbè, non vi dovete agitare così. Vabbè, non la fermiamo più, eh. Andiamo avanti così fino a luna? Scusa, mi dai la maglietta? Così? Eh sì, bravo, bravo. Allora, Silvia, facciamo solo vedere come funziona Miss Reggiseno. Dovete salire sul palco e mostrarci il reggiseno che indossate. Come detto, conta solo la bellezza del reggiseno, non il contenuto o la grandezza del seno, perché altrimenti facevamo Miss Maglietta Bagnata. Con calma, siamo calmi. E la maglietta poi per fare il cambio. Sì, beh, tu chiaramente ti rimetterai quella, però chi salirà sul palco... Ma chi lo sa, chi può dirlo? Vuole andare a Praga lei? Accettiamo anche uomini in reggiseno, eh? Non siate timide. Vale anche il costume, eh? No, non per te, in generale vale anche il costume. No, non è così in reggiseno. Ci ha provato. Dai, facciamo vedere com'è. Sicuri? Volete vedere? È bello che vi siete belli svegliati, eh? Sulle... Ok, mi sembra abbastanza semplice, potete farlo anche... Da dove scappi, scusa? Ah, sì, beh... No, mi piace per... No, me ne vado, ho fatto così, perché dopo che l'ha fatto vedere... Ok, quindi... È abbastanza semplice la cosa. È abbastanza semplice la cosa. Dovete solo farci vedere il reggiseno e poi, in base agli urli, agli applausi, a quello che vi attribuiranno le persone qua presenti, vincerete il weekend a Praga per due persone. Silvia, sei in gara? La Silvia è in gara? Vieni, vieni Silvia. Quindi, chi vuol salire sul palco, siamo qua. Non si ha... La signora si controlla il reggiseno. Aspetta un attimo che fa... Vero, perché stasera... Oggi non so se ho messo... Cioè, quello di... Venga. Vieni, vieni. Vieni. Tanto ormai l'abbiamo visto da qua. Scusa, eh. Almeno ti va bene, vinci un weekend a Praga. Vieni, cara. Vieni, vieni! Su, coraggio! Non mi è piaciuto perché la ragazza ha fatto... Aspetta un attimo il controllo perché non mi ricordo se l'ho messo, tra l'altro, eh! Vieni, nome? Arianna. Arianna, quanti anni hai? 28. Oh, ok, perfetto. No, non perché voglio sapere l'età, perché minorenni non possiamo farle partecipare. Pena l'arresto. Ti senti... No, no, un attimo, calma! Ti senti pronta? Vado? Un attimo, con calma, non aver fretta. Ti senti pronta? Mica tanto. Mica tanto. Un bel applauso per Arianna. Veloce e conciso. Sì?
Ok, aspetta, Arianna, vieni qua avanti. Aspetta che mi tolgo dalla camera. Eh? No, la foto non la facciamo. Stiamo riprendendo addirittura, quindi non c'è bisogno della foto. Siamo pronti? Arianna, non so, Silvia ha fatto delle belle mosse, non so, sei fidanzata? No, ballare no. Dov'è il tuo fidanzato? Ogni tanto a casa fa queste cose, si toglie. Ah, ecco, ne ha approfittato. Vabbè, abbiamo rovinato un matrimonio, roviniamo anche una coppia che, vabbè, oh, sono cose che capitano. Niente di personale. Andiamo con la musica. Vai Arianna, facci vedere. Stop. No, calma. Fa anche così a casa? No, ah, ecco. No, vieni Arianna, non scappare. No, vieni, vieni, scusa. Vieni, vieni Arianna, che dobbiamo vedere bene, scusa, ma cos'è quella Y che è la marca? Ok. Arianna era la prima. C'è qua la ragazza che si era vanata per 3 ore. Vieni, come si chiama? Come si chiama? Non ho capito. Chiara, vieni Chiara, dai. Tu. Cosa? No, allora no. Però se vieni, vieni. Nome? Francesca. Francesca. Vediamo, allora, se serve la maglia io te la do, eh. No, hai sotto qualcosa? Ah, sì, no, mi è venuto un dubbio. Sapete com'è? Non vorrei che una sull'onda dell'entusiasmo e magari del tasso alcolico un po' elevato, non nel tuo caso però. Francesca, sei pronta? Volete vedere Francesca cosa indossa? Andiamo? Vuoi anche la maglia o tiri sul vestito? Tiri sul vestito. Rimanete in zona, eh? E siamo a 3. Calma, eh? Vieni, come si chiama? Monica, vieni Monica, vieni, vieni. Non hai voce? Sei minorenne, sì, come no. E io sono Babbo Natale. Vieni. È minorenne? Sì, ah no. Abbiamo un'altra ragazza che vuol partecipare. Prego, chi vuol farsi avanti? Tanto conta Mauri, vieni. Conta solo la bellezza del reggiseno, non quello che c'è dentro, eh. A noi quello non interessa. Dicono tutti così. Allora, c'è qualcun altro che si vuol far avanti per portare a casa weekend a Praga per 2 persone? Ho visto un fuggi generale. Lei si chiama? Come si chiama? Federica, vieni. Sì, dai. Hai costume? Vieni Federica. Accompagnate Federica, vieni, portala su Francesca sul palco. Allora, abbiamo qualcun'altra che vuol partecipare o qualcun altro? Io allora richiamerei Silvia. Vieni Silvia. Arianna, vieni. E Francesca. Prego. Allora, andiamo in sì, dovete salire. Andiamo in ordine di esibizione. Abbiamo la musichetta di prima? Ok. No, basta, dobbiamo rivedere per rimembrare. Il replay! Andiamo? E voi dovete o applaudire o urlare in base al vostro gradimento, ok? Silvia, vediamo un po'. Andiamo. Uh!
ok, basta. Stai qua, sì. Silvia, stai qua. Ok. Arianna, vieni. Il tuo fidanzato lo vedo bello carico stasera, non so come mai. Vuoi andare? Ah, ho capito, a casa. Quello dopo. Arianna, sei pronta? Sì, di nuovo, te lo. Mi dispiace, ma. Andiamo! E adesso Francesca. Siamo pronti? Sei pronto, Andre? Vai! Ma fermiamoci qua a scegliere il vestito, perché. Ok, direi che qua se la giocano Arianna e Francesca, venite. Intanto io recupero il weekend. Adesso non vi facciamo più spogliare. Chi vuole il weekend ad Arianna e quindi ritiene che abbia il reggiseno più bello? Scatenato. Insomma, per Francesca? Mi sembra che Arianna abbia. Rifacciamo? Per Arianna? Per Francesca? Mi sa che il weekend va a Arianna. Di dove sei, Arianna? Di Suna. Di Suna, perfetto. Weekend. Se nell'anno cambierà il moroso, eventualmente noi siamo disponibili ad accompagnarti. Ricorda di chi ti ha fatto vincere il weekend a Praga. Dov'è il foto? Ah no, qua abbiamo la telecamera di qua devi fotografare, non devi guardare in giro e chiacchierare. Allora, hai tempo un anno per andare a attivare il tuo weekend da Osvitour, andrai a Praga un weekend con due persone, se non vuoi portarlo, porta chi vuoi e ovviamente poi facci sapere com'è andata. Un bel applauso a Arianna e anche alle due partecipanti. Riprendiamo con la musica. Tra poco il cabaret. Abbiamo ancora un'oretta da far musica e poi ci sarà il cabaret qua all'Imbarcadero per proseguire la lunga notte di Suna.